La Regione Piemonte presenta la 22ª Fiera Internazionale del Libro con numerosi appuntamenti, ospiti e alcuni spazi dedicati, a cominciare dal caffè letterario per chi tra uno stand e l'altro voglia concedersi una pausa d'autore. Protagonista dello spazio, la splendida Reggia di Benaria, oltre a tutte le informazioni sul Piemonte turistico e culturale. Molto interesse da parte della gente, viene, chiede e vuole proprio andare verso la Venaria. Contenitore culturale per eccellenza, dal 25 giugno la Reggia inaugura la stagione concertistica con grandi della musica come Morricone, Battiato e Baglioni. Assolutamente da non mutare invece il biglietto della fiera che garantisce fino al 2 giugno l'ingresso ridotto sia alla Residenza Sabauda che alla mostra Egitto Tesori Sommersi ospitata nelle Scuderie Juvarriane. Spazio anche alle giovani promesse dell'editoria piemontese all'interno dell'incubatore, dove gli editori in erba hanno l'occasione di uscire dal guscio. L'Arena Piemonte è invece interamente dedicata quest'anno al concorso letterario Lingua Madre, giunto ormai al suo quinto anno di vita. Protagonista nel ruolo di autrici, donne straniere che scrivono utilizzando la loro lingua di adozione, l'italiano, con una sezione speciale per le donne italiane che raccontano invece di donne straniere conosciute, amate e incontrate. Lo spazio ha proposto un fitto calendario di approfondimenti su identità altre giunte da varie parti del mondo. Quest'anno l'Arena Piemonte di Lingua Madre, agganciandosi alla Beirut, capitale mondiale del libro, ha operato una scelta soprattutto rivolgendosi ai paesi del Caucaso. Non da ultimo i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quali il Marocco o la Palestina. Uno dei maggiori poeti e scrittori contemporanei, Ibn Ashrallah.